Eccoci qua, ciao ragazzi, oggi siamo a Varese sul nostro daily con Mauro Grighelli, Ciao a tutti. segretario ASEA, e ma io devo dare la Sì, precedenza qua, esatto. sì, e Debora, giornalista. Perché siamo qua a Varese? Per parlare di blocco traffico Euro 4 e Euro 3. Euro 3 sempre, giusto? E Euro 4 invece nell'ultima settimana. Vogliamo fare un test col furgone. Adesso noi abbiamo un Euro 6, quindi possiamo entrare, uscire, possiamo fare quello che vogliamo. Rispetto a chi invece questo problema potrebbe averlo, come potrebbe essere un idraulico o comunque chi deve venire in centro a fare un servizio. Debora. Certo, appunto, dicevamo, siamo a Varese, blocco Euro 3 ormai fisso. Chiediamo a Mauro Ghiringhelli, segretario dell'associazione ASEA, servono veramente questi blocchi? Ma servono, i dati direbbero di no, perché poi alla fine, al di là del blocco dei veicoli, solo l'arrivo del vento o dell'acqua fa abbassare i limiti stabiliti dalla normativa, per cui diremmo di no. Varese blocca in maniera totale gli Euro 3 come tutta la regione Lombardia. Settimana scorsa ci sono stati dei picchi, di conseguenza siamo arrivati a bloccare anche i veicoli Euro 4, anche le vetture, i mezzi commerciali, tutto. È chiaro che questo va a incidere notevolmente perché alla fine, perché sono tanti ancora i mezzi in circolazione di questa motorizzazione. Bloccare vuol dire mettere in difficoltà tutti, per cui senza ottenere risultati, ecco, come principio. Certo, oltretutto noi ora stiamo parlando di persone che viaggiano per Varese città. Il problema è ancora più esteso per coloro che debbano viaggiare passando da una città all'altra, perché lo diciamo da molto tempo, ogni città fa un po' quello che vuole, quindi essendoci blocchi così differenti tra loro, per appunto coloro che lavorandosi si debbano spostare, diventa un grande problema. Assolutamente, soprattutto per i trasportatori che circolano, diciamo, in tutta Italia, è chiaro che riuscire a sapere esattamente quali sono i blocchi nelle singole zone risulta veramente difficile. Probabilmente sarebbe più opportuno cercare, provare di fare qualcosa, qualche normativa più omogenea. La Lombardia sta cercando di farlo. Ma è chiaro che ci sono grosse difficoltà anche nel capire quali strade possono essere percorse, quali invece dove c'è il divieto, per cui è veramente complicato, una giungla, diciamo così, ecco. E poi, come dicevamo anche prima, i risultati non sempre sono così soddisfacenti. Probabilmente ci sono anche degli studi recenti che lo dimostrano, ci sono altre fonti di inquinamento, anche e soprattutto all'interno delle città, che provocano danni maggiori rispetto a quello dei veicoli, per cui alla fine credo che vada rivisto un attimino tutto nel complesso questo discorso e non solo incentrato sull'aspetto dei veicoli. Certo, diciamo Stefano che per salvarsi è proprio necessario comprare un mezzo ecologico di ultima generazione perché altrimenti soprattutto passare da una città all'altra diventa molto difficile. Beh, noi siamo qui per questo. È vero che comunque oltre all'ecologia un mezzo nuovo comunque ha una serie di vantaggi rispetto alla garanzia, alla sicurezza di non fermarsi, di rimanere bloccati per una rottura, quindi comunque un mezzo nuovo al di là di tutto ti dà la comodità e il comfort che può dare un mezzo. Adesso, vabbè, guidiamo questo che è un ultimo modello, c'è la connettività, quindi c'è l'assistenza remota, l'assistenza predittiva, che vuol dire che Iveco tiene monitorato il veicolo e se tramite un logaritmo creato da dati di tutti i veicoli che stanno controllando, loro riescono a vedere che se le centraline danno un dato sbagliato, c'è una assistenza predittiva. Vuol dire che ti chiamano e ti dicono fermati un secondo in officina perché dobbiamo controllare due cose per evitare il fermo macchina prolungato. Quindi c'è anche questa serie di vantaggi. Poi è vero che vedo che comunque di traffico c'è lo stesso, nonostante adesso è in vigore. Euro In 3. questo momento l'Euro 3 non può entrare, ma secondo me. Secondo me ce ne sono tantissime di Euro 3. Perché qui bisognerebbe anche parlare poi dei controlli, cioè si parla di blocchi, ma poi questi controlli vengono veramente effettuati, sì, sicuramente in grandi città come Milano, ma magari un po' meno nelle città anche di periferia, insomma. Per esperienza personale, i controlli su Varese, sui piccoli centri, sono credo quasi inesistenti. È chiaro, Milano ha una
è un discorso diverso, chiaramente Milano è monitorata per via anche delle varie aree che sono state create da telecamere praticamente su tutto il territorio, per cui risulta molto più facile il controllo. Su Varese sinceramente il traffico lo dimostra, e anche le targhe magari dei veicoli, magari le stesse targhe del comune di Varese che circolano, che non sono magari Euro 3, chiaramente parliamo di diesel, lo dimostra, ecco, il discorso. Certo, e quindi insomma intanto viaggiamo in questa giungla con macchine anche abbastanza vecchiotte, direi. Sì, c'è da dire che col cambio automatico questo furgone si guida, secondo me, Deborah, anche te riusciresti a guidarlo, potresti essere... Cosa vorresti dire? Cioè che le donne non sanno guidare un furgone. No, assolutamente, ma infatti guarda, ti dico, questo qui è veramente comodo, probabilmente anche per il cambio automatico. E per le dimensioni, più che altro che magari potresti avere qualche difficoltà. In realtà, adesso già ti ho detto, non vorrei mai fare delle discriminazioni, no. O illazione. Però veramente questo qui è meglio che guidare una macchina. Sta dicendo che può guidare chiunque, in sostanza. Comunque, insomma, se mi stai lanciando una sfida, fermati, che così guido anch'io e vediamo se anche le donne possono guidare un daily ultima generazione. Se appena trovo uno spiazzo te lo faccio provare, perché secondo me ce la puoi fare. Facciamo il cambio e vi faccio vedere come guida Deborah. Tenetevi forte. Eccoci qua, abbiamo fatto il cambio e c'è Deborah. Vi siete persi la prima frenata di Deborah, che secondo me non era da perdersela, però ha superato i limiti di velocità, sta prendendo mano sul furgone. Secondo me stasera c'è un furgone. Hai sentito che è cambiata? Ragazzi, è la prima volta che guido un furgone. No, sì, ha il cambio veramente molto, molto delicato, non si sente neanche. Poi se guardi con gli specchi è anche comodo per le dimensioni, anche questo. Sì, sì, questo sicuramente. Al di là che magari non sono così i controlli, non sono così tanti, però nel senso alla fine se uno ti ferma comunque è un bel limite. Se uno deve fermarsi è un bel limite a partire da qua e andare per un idra, come dicevamo prima, per uno che deve andare a lavorare a Varese col furgone. È un bel limite. No, assolutamente, le difficoltà sono tante e poi gli investimenti sono pochi, perché parliamo anche di questo, magari ci sono dei contributi che vengono dati sia dallo Stato che dalla Regione, soprattutto in quest'ultimo periodo, però purtroppo gli stanziamenti sono sempre molto bassi e di conseguenza anche cambiare un veicolo diventa, soprattutto per chi magari fa pochi chilometri, perché bisogna anche tener conto di questo, ci sono anche veicoli, al di là delle vetture, ma anche le stesse vetture, che fanno pochi chilometri, di conseguenza magari sono veicoli anche datati, ma con pochi chilometri che vanno ancora benissimo, per cui si tratta di far cambiare anche dei veicoli di questo tipo. Allora, in realtà già da qui dovrebbe esserci blocco, vero? Quindi sì. Posso girare qui a sinistra? Sì. Ma c'è un cartello che lo indica? Allora, di solito durante i giorni della settimana, sì, qui c'è un cartello che lo indica, giusto? Sì, c'è un cartello solitamente che viene messo quando ci sono dei divieti ulteriori, per cui oltre quelli che questo? Stabiliti. Quindi questo standard, invece è quello standard dell'Euro 3. Quello standard, sì, esatto. Eccolo. Questo è quello standard dell'Euro 3, che probabilmente non è neanche aggiornatissimo, perché adesso l'Euro 3 in effetti non può circolare per tutto l'anno. Prima ci sono stati per 2-3 anni che il blocco era riferito solo al periodo invernale, mentre da quest'anno in sostanza tutti gli Euro 3 sono fermi in regione Lombardia, chiaramente verificando poi le singole strade che possono essere lo stesso percorso. Qui praticamente stiamo rientrando in centro, prima siamo scesi, adesso risaliamo. Ci sta prendendo gusto la Deborah. Continua a suonare il limite. Sì, sta andando velocissimo. Ma poi non è vero. Meno male che non ci sono. Sono poco sopra i 50 all'ora. Meno male che non ci sono controlli. Anche per questo. Qui c'è l'autovelox però, C'è l'autovelox. Sì, più avanti secondo me sì. No, ma c'è 70. Appunto,
tutto, perché Cinquetta allora si è girata così, è veramente improponibile. Speriamo che ci sia nessuno parcheggiato davanti, perché capita anche questo. Sì. No, in realtà no. Possiamo anche fermarci fuori. Apriamo. Allora, eccoci qua, siamo arrivati, siamo tornati in Asea, ci siamo fatti il giro su Varese, ci abbiamo messo un po', perché un po' di traffico, perché giustamente, come diceva Mauro, c'è il blocco, ma non è tantissimo seguito, anche perché non è tantissimo rispettato, effettivamente, però non è chiarissimo anche il blocco, perché adesso abbiamo visto il cartello, è piccolo, non è aggiornato, insomma. Sabato, domenica, non si capisce, secondo me non si capisce, bisogna essere molto più chiari in queste cose per evitare situazioni spiacevoli. È vero che è una grande area, nello stesso tempo una grande area, quindi è effettivamente una difficoltà per chi deve venire a lavorare in centro e rispetta i limiti, perché se poi è vero non ci sono controlli, tantissimi controlli, ma succede una minima cosa, alla fine uno esce che non poteva entrare. Ci si è ripromessi di fare il giro con il blocco temporaneo, giusto? Degli Euro 4 ulteriore, per vedere, per verificare se cambia, se è un po' più chiaro il blocco e come funziona qui a Varese. Mi veniva in mente di chiudere con qui da Varese è tutto. Vabbè, voi volete aggiungere? No, ci rivediamo presto per un ulteriore giro, come dicevamo, con un blocco un po' più rigido. E magari ci mettiamo meno, speriamo. Speriamo, magari scegliamo un orario diverso, sì, non mezzogiorno, che bene, non aiuta, ecco. E guiderà Deborah, quindi sarà ancora più veloce. Ciao ragazzi. Ciao.